Era andato in ospedale per una semplice visita a Giuseppa Pisanelli, invece dal nosocomio regionale Torretti di Ancona non è mai uscita. All'inizio sembrava non ci fosse nessuna preoccupazione per il suo stato di salute, ma durante una visita i medici avrebbero riscontrato alcuni problemi. Da qui la decisione di trasportarla nel reparto di gastroenterologia, dove è stata ricoverata per tutta la notte. La mattina seguente poi il cuore della sessantenne ha smesso di battere, mentre i medici tentavano di praticare una trasfusione di sangue dopo un malore che avrebbe colpito la donna. Ora 4 persone sono iscritte sul registro degli indagati. A confermarlo l'avvocato Enrico Cipriani, legale al quale si è affidata la famiglia di Giuseppa, che conferma la decisione di procedere con l'autopsia sul corpo della donna. Gli aggiornamenti sono dovuti al fatto che proprio questo pubblico ministero ha disposto procedersi con l'esame autoptico, quindi si procederà con l'autopsia sul cadavere, sulla salma della signora Pisanelli. Io credo che giovedì si terranno le operazioni, quantomeno il giuramento del consulente della procura, e da lì a qualche ora inizieranno le operazioni speciali. Presumo che in settimana la famiglia potrà tornare in possesso della salma per poi procedere con le esequie. Ci sono degli indagati iscritti nel registro? Al momento ci sono 4 indagati, e come atto ovviamente dovuto, anche perché per procedere con un esame, quindi con un atto irripetibile come è l'autopsia, necessariamente si doveva ovviamente avere un'iscrizione nel registro degli indagati dei soggetti che credo abbiano sentito poi la signora. Non in questa fase, chiaramente col segreto istruttorio manteniamo il riserbo in relazione ai nomi. Ecco, si tratta comunque di medici e di infermieri? Ma guardi, io su questo non posso dirle nulla allo Stato.